Ok ragazzi, oggi è San Valentino, siete una delle persone più potenti del pianeta e avete anche comprato un mazzo di fiori gigante per vostra moglie, dimenticandovi del fatto che la vostra dolce metà ha chiesto il divorzio circa 10 anni addietro, da quando, per qualche misteriosa e inspiegabile ragione, la poveretta si è autoconvinta che voi siete morti e sepolti e che il vostro posto è stato preso da un sosia sanguinario e senza scrupoli con lobby del genocidio. E a queste condizioni, che cosa potrà mai andare storto? Insomma, siete il presidente della Federazione Russa, potreste incontrare per esempio Miss Russia, una cantante, una ballerina, una pattinatrice sul ghiaccio, ma invece no, i vostri valori familiari e soprattutto la campagna elettorale ve lo impediscono. E così vi riducete a consegnare quel grandissimo e bellissimo mazzo di fiori a lui. E per fargli capire che comunque non è nulla di personale, che non siete interessati al suo articolo, accennate casualmente alla presunta notte di fuoco che avete trascorso con una brasiliana prima di trovarvi una grossa sorpresa. Che San Valentino di melma! Quasi peggiore rispetto a quello che ha trascorso Lukashenko, che almeno lui si è rassegnato a fare il nonno brontolone. Vediamolo insieme. Одеться вся молодежь наша хочет. Ух как! Я президент так не одеваюсь, как некоторые обычные молодые люди. Oh, mia divinità, mi rivolgo a tutti i giovani che muoiono dalla voglia di vestirsi. Presumo che ci sia un sottinteso, qualcosa del tipo vestirsi alla moda, perché per quanto ne so, i giovani bielorussi non navigano nell'oro, ma certamente non girano normalmente nudi. Quelli sono gli svedesi. Io sono il presidente e non mi vesto come fanno i giovani normali. Называют эти импортные бренды и прочее. Я таких не слышал. I giovani fanno continuamente riferimento a questi capi firmati, dei quali io non ho mai sentito parlare. А если и слышал, так только за имя там бешеные деньги платят. E anche se ne avessi sentito parlare, beh, insomma, i giovani pagano delle cifre pazzesche soltanto per il nome su un'etichetta. Chiara, mi duole comunicarti che anche la Bielorussia ha voluto risolvere il contratto. Ma non ti preoccupare, abbiamo già un piano B. Che cosa ne penseresti di firmare una bella linea di burka rosa per l'Iran? Ну наши нормально уже шьют. Нет, надо так. Beh, il nostro popolo cuce gli abiti in maniera decente, ma no! Ніхто не считает, сколько это, а если считает, сколько стоит. Ma invece no, loro vogliono indossare proprio quella roba là, non considerano minimamente il costo, perché se considerassero il prezzo, то предъявляют претензии, а мы не можем за эти деньги купить там тряпку какую-нибудь. Si lamenterebbero e sottinteso direbbero qualcosa del tipo: ehi, non possiamo pagare così tanto per questi straccetti. А зачем тебе эта тряпка? Ma davvero ti serve questo straccio? Я приехал когда-то в Соединенные Штаты, богатейшая страна, смотрю. Io una volta ho visitato gli Stati Uniti, la nazione più ricca di tutte. Uè, Giorgiana, guarda che la nazione più ricca di tutte è Milano Centro. E se proprio proprio vuoi allargare i tuoi orizzonti è Lussemburgo, con circa 120.000 dollari di reddito pro capite per cittadino, per l'appunto. Altro che Stati Uniti d'America. Miliardieri, se mi incontri, там по инвестициям прочее. Guardo i milionari, li ho incontrati per questione di investimenti. Аккуратные костюмчики, почти все в помятых каких-то вот.
Tutti indossano abiti puliti, semplici e spesso spiegazzati. Il Giargena ha scoperto l'acqua calda. Se vuoi fatturare, è naturale che devi vestirti comodo e semplice. Non è che puoi mettere le tende in sartoria. Oh, Боже мой, такие деньги. А у них не принято. У них тогда, я уверен, сейчас не принято было выпендриваться, выпячиваться. Nonostante tutti i loro soldi, non era loro abitudine e non è loro abitudine neanche l'oggi mettersi in mostra, esibirsi, apparire. Regà, quest'uomo ci sta dicendo chiaramente che i veri ricchi se ne imbippano di quello che pensano gli altri e vestono con abiti ordinari perché non hanno da dimostrare nulla, niente e nessuno. Raga, facciamo una cosa, lo vogliamo dare un Nobel a quest'uomo? Per la scoperta dell'acqua calda, ma se lo merita un Nobel. А у нас уже сегодня молодой человек, он если не оденется, я даже не знаю как. Ma oggi i giovani bielorussani, se non si mettono in tiro, non si sentono nessuno, che poi non capisco neanche chi cerchino di imitare. Как телеведущий или теледива, где это надо, может быть, одеться. Он уже плохо живет. Cioè, se non si vestono come un presentatore televisivo o una diva della TV, si sentono dei poveracci. Поэтому молодежи надо откровенно об этом говорить, особенно студентам. Ecco perché dobbiamo parlare ai giovani di tutto questo, e specialmente dobbiamo parlarne con gli studenti. Они же лучшие среди молодежи, они это должны понимать. Tra i giovani gli studenti sono i migliori. Loro devono capirlo, devono imparare. Beh, dai ragazzi, questa volta Lukashenko ha fatto un bel discorso, è condivisibile, è profondo. Ma perché dobbiamo ingannare noi stessi? Хотим допрыгаться до Украины. Dico, vogliamo fare la fine degli ucraini? Cosa? Luca, guarda, non credo che gli ucraini abbiano fatto Maidan per poter indossare capi firmati occidentali. Ma no, cucciolina, la guerra in Crimea non è responsabilità tua. Sono abbastanza sicuro che in Ucraina nel 2014 non abbiamo venduto neanche un trolley. Forse qualche bottiglietta d'acqua della Evian a 8 euro sì, ma trolley sicuramente no e abiti neppure. Hai la coscienza pulita. Поверьте, это легко. Вот еще один неосторожный шаг, и мы там. Credetemi, è più facile di quello che pensate. Solo un altro passo imprudente e finiamo come loro. E cioè in una nazione che vuole essere europea, libera, ricca e senza dittatori. Кто-то отсидится? Нет. Qualcuno vuole accomodarsi fuori? Vladi, sinceramente io non ti capisco. Ormai sono passati più di 10 anni. Un uomo nella tua posizione, anche solo per difendere l'immagine del maschio alfa russo durante le elezioni, secondo me con un'elettrice ci doveva uscire. Ma fanno la fila per uscire da te. Guardiamo insieme il filmato di una persona che avrebbe dato letteralmente tutta se stessa per passare 15 minuti con te. Я Ирина Николаевна Левицкая. Nuova Ascola Belgoradskoj oblasti. Questa signora, come potete chiaramente vedere dal cartellino con la V, non solo è una grandissima fan di Vladimir Vladimirovich Putin, ma è anche una sostenitrice del suo partito, Russia Unita. Lo potete notare per l'appunto dal logo del partito nel foglietto che tiene in mano. In questo caso si sta presentando, immagino che nessuno di voi sia interessato ad annotarsi il suo nome e cognome, quindi la chiameremo solo e semplicemente d'ora in poi Irina. Сегодня получила подарок от нашей администрации. E oggi ho ricevuto un regalo dalla nostra amministrazione. За то, что согласилась проголосовать за Владимира Владимировича Путина.
per avere accettato di votare per Vladimir Vladimirovich Putin. Ora, ragazzi, se vi fermate un attimino a riflettere, comprenderete che questo tipo di accordo e di atteggiamento dalle nostre parti è tutto fuorché normale. Questa signora dice chiaramente che il regalo è stato fatto dall'amministrazione affinché lei voti per Vladimir Vladimirovich Putin. È un pochino come se la regione Lombardia vi pagasse per votare, che so, Fontana presidente, oppure ancora per votare Giorgia Meloni. Ora, se è pur vero che in tutte le amministrazioni di tutto il pianeta ci sono persone elette o dal popolo oppure ancora nominate dai partiti, è altrettanto vero che normalmente l'amministrazione è l'amministrazione. Se ti dà dei soldi, te li dà perché ne hai diritto o per raggiungere determinati obiettivi. Mentre invece qui siamo di fronte a un'amministrazione, e cioè a un ente pubblico che gestisce risorse pubbliche, che ti fa dei regali affinché venga supportato il candidato di uno specifico partito. E sinceramente non saprei neanche come chiamarlo un obbrobrio del genere. Verosimilmente siamo di fronte a un reato frutto della fornicazione tra il peculato, il voto di scambio. Non lo so neanch'io, perché sinceramente una situazione del genere in Italia non l'ho mai vista. На выборах президента России 15-18 марта. Меня никто об этом не просил, но я была очень сознательной комсомол. Votate Putin alle elezioni del 15-18 marzo. Nessuno mi ha chiesto di farlo, ma ai miei tempi ero un membro molto attivo, una ragazza della Comcos qualcosa, che sinceramente mi sfugge, e non ho la minima intenzione di verificare di cosa si trattasse. Vedendo questa signora, probabilmente stiamo parlando di qualche struttura degli anni 50-60 al massimo. Iniziativa attiva девочкой, поэтому все, прошу вас всех, хто тільки любить подарки від Владимира Путіна і В'ячеслава Гладкова. Inoltre, chiedo a tutti coloro a cui piacciono i regali di Vladimir Putin e di Gladkov, che probabilmente è il governatore della sua zona, прийти в адміністрацію по адресу вулиця 1 Мая 4. Di andare presso l'amministrazione che si trova in via 1 Maggio al numero 1. И получить свой пакетик с продуктами. Делать ничего не надо. E di prendere la borsa con i prodotti. Non dovete assolutamente fare nulla. Только получить свой талон и пакетик и сказать, что вы голосуете за нашего президента и любите Россию. Dovete soltanto prendere il vostro biglietto, la vostra borsa e dire che voterete per il vostro presidente e che amate la Russia. Mi raccomando, non confondetevi. Se per caso dite che amate il vostro presidente e voterete per la Russia, finite poi nell'elenco degli agenti stranieri. Io vi ho avvisati. Сегодня я буду сытой, а завтра будет сыта вся Россия. А вы только посмотрите на этот пакетик. Чего тут только... E guardate, oggi la borsa l'ho presa io, domani la prenderà tutta la Russia. E qui dentro c'è qualunque cosa. Qualunque cosa, anche la PlayStation 5. Нету. И консервы, и колбаска, и сахар, и все, что только душа пожелает. C'è cibo in scatola, salsa, zucchero e tutto ciò che il vostro cuore può desiderare. Sinceramente, una parte di me prova tenerezza per questa povera donna. Cioè, intendo dire, questa persona si esalta all'idea di avere del cibo in scatola, probabilmente qualche lattina, dello zucchero e una bottiglietta di salsa. Не стесняйтесь, идите, не пожалеете. Non siate timidi, andate, non ve ne pentirete. Ora, questa povera signora, ripeto, fa tenerezza, mi suggerisce di andare a votare per Vladimir Vladimirovich Putin.
dice che non ve ne pentirete. Ma voi, cari amici filorussi, cioè grandissimi figli di Putin, che vivete in questa nazione, trovate normale tutto questo? Intendo dire, questa povera signora si sta esaltando letteralmente perché un determinato partito, sfruttando risorse e uffici dell'amministrazione, le dà una borsa piena di prodotti alimentari affinché voti per Vladimir Putin. Cioè sta usando risorse pubbliche per spingere un candidato che non ha comunque concorrenza perché tutti i suoi oppositori finiscono male, finiscono all'estero quando va bene, finiscono sottoterra oppure in carcere. E c'è pochissimo di normale in tutto ciò. Ora, noi in Occidente possiamo avere mille difetti, ma davvero volete uno Stato in cui la massima aspirazione delle persone è votare Vladimir Vladimirovich per avere una borsa dove si trova un pacchetto di zucchero, della salsa e del cibo in scatola? È davvero questa la nazione che volete? Perché attenzione, io discorsi del genere li sento e li vedo ogni qualvolta qualcuno dice ma vediamo di essere in buoni rapporti con i russi. I russi ci vendono gas a basso prezzo e di ottima qualità. No, i russi fanno queste cose qui, non esattamente i russi, il governo russo fa queste cose qui. Ti dà il contentino, ma si prende tutto il resto. Alla fine tu non sei realmente libero. Sei libero di votare Vladimir Putin per portare a casa un pacchetto di zucchero e quel pacchetto di zucchero per te diventa un autentico tesoro. Quindi, prima di portarti lo stile di governo russo in casa, dovresti pensarci due volte. E voi che cosa ne pensate? Come sempre, fatemelo sapere scrivendo qualcosa qui sotto. Se poi vi piacciono i miei video, ricordatevi di iscrivervi al canale, attivare la campanella, condividere i link sulle piattaforme social che frequentate e lasciare un mi piace grande e grosso. Come sempre, se non farete tutto questo in un futuro alternativo, remoto e decisamente eventuale, alle prossime elezioni potreste votare in modo esaltato per il candidato che vi offre una bottiglietta di zucchero usato. Come sempre, grazie di tutto per tutto e a presto.